Allora, buongiorno. Dove stiamo andando? Al mare. Ho messo tutti e due nello stesso passeggino, ovviamente Federico è legato, e stiamo andando al mare, che oggi c'è un sole caldissimo. È vero? Alice è scioccata. Sei felice che andiamo al mare? E fallo un sorriso, mamma. Federico c'ha sonno, però Alice non lo fa dormire. Adesso Alice scende, così poi ci togliamo le scarpine. Intanto Federico male si addormenta. A dopo. Oggi il mare è un po' incazzato. Alice si è tolta le scarpe, lasciò tutto qui con i calzini e adesso si diverte un pochino, anche perché è un po' raffreddata, quindi credo che l'aria di mare le faccia anche bene. Nel frattempo io qui cullo Federico, così si fa un pisolino anche lui al sole e ci godiamo un po' di relax. Allora, oggi dove siamo? Siamo venuti a fare una passeggiata per trovare le scarpe per il battesimo sia per me che per te. Per te le abbiamo trovate, ma non le abbiamo comprate, No, non abbiamo perché sì, perché ho paura di prendere le scarpe prima, non so se poi, boh. vestito. Per me non le abbiamo trovate. No, le abbiamo Sì, ma trovate. Non ti piacciono? no. Perché in realtà sotto quel vestito io ho detto che deve mettere un mocassino. Ma lui. No, Ma devo trovare il mocassino che mi fa sai che è innamorarci, particolarmente sennò. bello con questa luce? Sto bello? Sì. Adesso tutti diranno, Fabrizio, come sei bello! Alla fine quella che ci ha rimediato di più è Alice. Sì, abbiamo preso le scarpette da ginnastica da Alice, che sta dormendo. Lui invece qui non dorme. E siamo venuti A da Sushiko. Sushiko. Carino perché ha tutti che sono ma anime, manga? Non so la differenza, non me la ricordo. Manga è un libro. Quindi sono anime i disegni. E lì, vabbè, ci sono tutte queste statue carine, tre lanterne. E lì c'è un Transformer. Molto Sette molto donne bello. però vabbè. Perché Vabbè, sì. Molto bello. Non vediamo l'ora di mangiare, siamo super affamati. è mezzogiorno Infatti è ancora. tardi per noi. Un po' come siamo trovati, dai. Vabbè, Non avevo ripreso. meglio. No, Tanto che non no, camminiamo. dopo, vabbè, vi facciamo vedere qualche ripresa magari di quello che abbiamo preso e dopo andremo a salutare la nonna di Fabrizio che abita vicino a casa di Eleonora e Betta, perché poi oggi pomeriggio verso sera andiamo a conoscere la nuova arrivata. Ecco. Eccoli. Sei sazio? Sì. Pure mando a destra. Sono Vabbè, come sempre. 5 giorni che mi sveglio a mando a destra. C'è qualche dottoressa che ascolta, mi manda una mano. Ti dicono vatti a fa controllare, scusa. Che sta? Che stai mangiando? Che gusto? Brava. Tocca? Allora, chi arriva prima le prende? Uno, due, tre, via! Le prendo io? Ah sì. Ma come siete stavano carini! seduti fino a 3 secondi Sì, fa, ovviamente infatti. dovevano far finta di piangere. Qua ci abbiamo anche. Comunque, se li vendiamo al chilo, secondo me diventiamo milionaria. Allora, fa. Vai Ivan, allora, che cosa stai mangiando?
crocchetta, come lo chiamate voi a Roma? Il crocchè è napoletano. Il crocchè è napoletano. Il crocchè è napoletano. Tu mangi arancino? Un supplì, no, 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 ragazzi. È arancino al tartufo questo. Sì, vabbè, supplì. Sì. È un arancino. È qualcosa col tartufo. È buonissimo. È la vita. Neve, neve, neve. Poi si è preso la pizza che mi prendevo da bambina col prosciutto crudo. Biancanele. E io l'ho presa uguale. San Daniele. E poi io bufalino. E poi Claudio invece si è presa alice e fiori di zucca. Sospizioso questa pizza, ho preso piccola. Vero. Però almeno devi più due gusti. Diciamo che la pizza ne sono anche quattro. No, per infatti Ivana sono tipo 3 settimane che dice andiamo a prenderci le mini pizze. Il nostro gruppo si chiama La Pizzetta, che ormai cioè, io vedo l'ora. Ancora c'ha due figli, c'ha proprio manchi i soldi per fare la spesa. Dove? L'hai visto? L'hai visto che c'hai in testa? Ok, ha rivisto Valerio. Oh, Valerio. Erano anni che non lo vedeva stare. Alice, cosa hai in testa? Il ragno. Grazie. Oddio, quello è un anello di Halloween. Guarda. Senti, io non so scritto il nome. Mi sono ricordata dopo. No, se lo metti, capito, la fettuccetta col nome, tipo è nata Isabella o qualcosa del genere. C'è pensato. C'è un postito. Allora, approfitto di questo vlog, prima di salutarci, insomma, perché mi è appena arrivato il pacco di Shane. Quindi vorrei misurare insieme a voi il vestito che ho ordinato per il battesimo. La mia idea è quella di portarlo dalla parte e modificare delle modifiche, però vediamo un attimo, perché in teoria ieri ho provato con Fabrizio anche le scarpe che mi piacerebbe abbinare, ma non le ho prese perché ho detto vediamo prima come mi sta il vestito, che lunghezza, insomma vediamo un attimino. E, allora, il vestito è dello stesso colore, proprio lo stesso di quello di Alice, perché volevo fare matchy matchy. mi piaceva l'idea. Ho trovato questo adesso, un attimo, vabbè, stupendo ragazzi, speriamo che mi stia bene, speriamo, è lunghissimo, io non lo voglio così lungo, speriamo innanzitutto di aver azzeccato la taglia, ed è così praticamente, dovrebbe stare con le spalline basse, quindi dobbiamo anche trovare una sistemazione per reggere tutto questo. Vabbè, adesso lo vado a misurare e vediamo un attimo insieme. Vabbè, troppo principesco, veramente lunghissimo, mi avvicino un attimo, magari, quindi sarebbe da, ok, quindi una cosa del genere, diciamo che in vita, ma sì, no, va bene, giusto qui è da stringere un pochino, anche perché non credo che questa vada, no, messa così, non lo so, forse potrei provare a, vabbè, non lo so, sì, perché il reggiseno non ci sta bene. Allora, vi faccio anche una ripresa dall'altro punto di vista, insomma, così magari riuscite a vedere meglio. Allora, il corpetto mi piace come mi sta, ovviamente il reggiseno no, quindi non so se magari comprare un body che abbia modo di contenere, non lo so, se sapete aiutatemi, sicuramente va anche un po' ripreso sulla spallina qui per farlo stare fermo, ecco, è troppo lungo, su questo concordiamo, che secondo me per un battesimo è troppo lungo, ma sarebbe carino, allora, o comunque che si veda la scarpa, o proprio farlo, non lo so, tipo lunghette. Che ne dite? Che dite, ragazze? Non lo so. Fatemi sapere. non lo so. Cioè, il modello è bellissimo.
Cioè, il modello è bellissimo, su questo non c'è dubbio. E anche a dirlo, vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo in un prossimo video che vorrei fare a tema. Vorrei fare una challenge, mi piacerebbe tantissimo fare un video dove mangio per 24 ore qualcosa, non so, tipo cibo vegano, cibo di colore o cibo di nazionalità. Insomma, fatemi sapere se anche voi avete qualche... Io non amo per niente, perché ho dei problemi con la masticazione, con la gente che mastica, non so, ha un nome questa cosa, ve lo scrivo qui, non lo so, ma mi informerò. E quindi non amo sentire la gente masticare, però magari potrei farvi vedere come, cosa, come lo cucino, farvi sapere com'è, non vi prometto di poter mangiare con voi, semplicemente perché a me dà molto fastidio stare vicino alla gente che mangia o sentire i rumori della gente che mangia, oppure potrei mangiare senza però farvi sentire, vediamo un attimino, fatemi sapere anche se è un'idea carina, magari scopriamo nuovi cibi che non abbiamo mai assaggiato. Io poi sono una che in realtà mangia pochissima carne, anche se sono anemica, quindi dovrei, e quindi cerco sempre delle varianti, però non mi sono mai lasciata tentare dalle cose tipo vegane, per esempio. Comunque vabbè, vediamo un attimino, volevo fare un video diverso, un po' più simpatico e magari divertente. E niente, quindi vi saluto, grazie ancora per avermi seguita e ci vediamo al prossimo video. Ciao!